Ciao, sono Enzo, titolare del negozio delle biciclette di Cinisello Balsamo in Via Garibaldi. Questo lavoro nasce dalla passione antica per la bicicletta. Sin da piccolo andavo in bicicletta, dopodiché sono diventato un atleta e sceso di bicicletta come atleta sono diventato un tecnico della bicicletta. La mia giornata tipo inizia la mattina presto, tirando su la Claire del mio negozio e da subito arrivano un sacco di clienti e di appassionati di bicicletta. E tutto questo per una lunghissima giornata. Il mio lavoro è assolutamente un lavoro artigianale. Mi sono fiero di essere un artigiano e fortunatamente in questo ambito c'è ancora un sacco di cose identiche al lavoro che si faceva 50 anni fa. La mia bottega esiste da una ventina d'anni circa, dopo una serie di anni trascorsi al seguito di gare ciclistiche professionistiche insieme a team professionistici. La tipologia di lavoro è cambiata fondamentalmente dal fatto che il lavoro che svolgo oggi è fisso in una bottega, mentre prima era molto più itinerante, prima viaggiavo, giravo il mondo a seguito delle gare, a seguito del calendario che i professionisti fanno, mentre oggi tutti i giorni mi reco nella mia bottega e svolgo praticamente il lavoro da meccanico, anzi forse è molto più vario di quello che facevo prima, perché nella mia bottega servo dalla signora Maria, dalla bicicletta da passeggio fino alla bicicletta del professionista. Dopo svariati anni trascorsi in giro per il mondo, ho sentito l'esigenza di fermarmi e di fare una vita meno itinerante, un attimino più tranquilla, anche se non pensavo di passare più tempo al lavoro di quello che passavo prima. Ma devo dire che sono due lavori diversi e anche qui mi sento una stella. Prima ero una stella di personaggi che non ti ringraziavano neanche, adesso sono una stella di persone che hanno veramente bisogno di me e che mi ringraziano. Le cose più strane che chiedono i clienti, oppure le cose che magari si aspettano i miei clienti, che se bucano una camera d'aria si aspettano che la bicicletta torni perfetta. Spesso mi arrivano con richieste di piccoli problemi e si aspettano che la bici torni come nuova. Questo per quanto riguarda le bici di uso quotidiano. La globalizzazione, anzi, ha dato a noi ancora più lavoro perché la bicicletta acquistata nella grande distribuzione, nei centri commerciali o addirittura in rete è destinata ad arrivare immediatamente nelle botteghe degli artigiani e credo che non ci sarà mai problema per noi artigiani, soprattutto per chi è in grado di dare un servizio, una professionalità e una capacità, una competenza che nella grande distribuzione non è possibile ricevere. Il mio lavoro principalmente si basa sulle riparazioni, anche se una buona percentuale del mio lavoro è dato anche dalle vendite, ma il profitto maggiore ritengo che derivi dalle riparazioni, dalle biciclette veramente più economiche. Il mutuo di casa mia, le spese e i vizi derivano sicuramente dalle riparazioni e non dalle vendite di biciclette, soprattutto dalle biciclette di alta gamma. In questo periodo di lockdown il mio primo pensiero è stato finalmente mi riposo e devo dire che non avevo dubbi sul fatto che alla ripresa ci sarebbe stato il finimondo. Non mi aspettavo un risultato diverso da quello che abbiamo ottenuto. Ero sicuro che la gente dopo il blocco avrebbe avuto voglia di andare in bicicletta. Io penso che dopo questa esperienza la gente apprezzerà e prenderà consapevolezza sui vantaggi che la bicicletta in quanto mezzo di trasporto e di spostamento offre. Quindi sono certo che le cose miglioreranno.
Non ricordo il numero esatto, però negli ultimi anni sono sorte altre piccole realtà analoghe alla mia, ma non ritengo questo un problema in quanto ognuno ha la sua zona, ognuno ha il suo territorio, ma soprattutto ognuno ha la sua tipologia la sua specializzazione di lavoro. Io credo di essere l'unico che opera sia su biciclette di alta gamma che su biciclette normali. Alla riapertura dei negozi di biciclette purtroppo ci siamo trovati di fronte a una realtà inaspettata, ossia non si trovano più biciclette. Non si trovano più biciclette in quanto questo bonus che lo Stato ha messo a disposizione ha fatto scoppiare la corsa all'acquisto di biciclette. In questo momento c'è la psicosi della bici, non si fa altro che parlare di bicicletta, quindi nella quantità sicuramente non saranno tutti dei futuri utilizzatori di biciclette, però credo che una buona parte di questi riscoprirà un nuovo modo di spostarsi. Il mio modo di vivere la bicicletta è a 360 gradi, non mi ritengo un atleta, non mi ritengo un utilizzatore della domenica. Io la bici la uso sempre, la uso per spostarmi, la uso per divertirmi, la uso per fare sport e la uso anche per andarci in vacanza. Con la mia famiglia, la mia compagna e i nostri ragazzi facciamo le vacanze in bicicletta. Ogni anno andiamo alla ricerca di nuovi percorsi e andare in bicicletta in vacanza è una cosa meravigliosa. Intanto vorrei dire a tutti quelli intenzionati all'acquisto di una bicicletta di non disperare perché c'è ancora la possibilità di usufruire dei bonus, perché sembrerebbe che lo Stato abbia messo a disposizione altri fondi. Un consiglio che mi sento di dare e per chi desidera acquistare una bicicletta è di prenotarla, anche se in questo momento non ci sono più biciclette, ma in un futuro prossimo arriveranno, un futuro che magari potrebbe essere agosto, potrebbe essere settembre, ma siccome c'è una richiesta pazzesca, si rischia di perdere anche questa seconda fase di arrivi di biciclette. Cioè, non c'è un giorno che dico ho scelto il lavoro giusto, perché questa è la mia vita. Io non riesco a immaginare una vita diversa da questa. Intanto ringrazio a voi che mi avete dato questa opportunità, ma soprattutto ringrazio tutti i miei clienti e tutte le persone che credono in me e che desiderano venire a portare la bicicletta da me. Continuate a venire a trovarmi e che io sono l'uomo più felice del mondo.